E di un morto e di un ferito grave, il bilancio dell'ennesima giornata di sangue sulle strade. Sulla Lecce Maglia ha perso la vita un radiologo di 42 anni di Corigliano, mentre sulla Lecce Gallipoli i vigili del fuoco hanno salvato un quarantenne il cui furgone è finito contro il guardrail. Nuova estate, soliti problemi a Baia Verde, definita dai residenti terra di nessuno, soprattutto all'alba, e per quanto riguarda viabilità, sicurezza, pulizia, schiamazzi e atti vandalici. Nuovo appello al sindaco. E a Gallipoli e Baia Verde, controlli serrati della Guardia di Finanza contro il lavoro nero, gli affitti non dichiarati delle case in vacanza e le navette abusive. Su Viale della Libertà a Lecce gli stalli per la sosta riservata agli autobus occupano un ampio spazio e questo non permette ai residenti o ai clienti delle attività commerciali della zona di poter parcheggiare. La segnalazione a Dillo a Telerama. È stata un successo la tappa nella riserva naturale di Torre Guaceto del festival itinerante La Notte della Taranta, una serata all'insegna della musica, danza, cultura e natura che ha emozionato le oltre 400 persone presenti. Nina Zilli torna nel Salento per l'unica tappa di quest'estate 2023. Il concerto si terrà a Monteroni domenica 6 agosto. Tante novità e anche una sorpresa. L'arrivo di Ramadani consente al tecnico del Lecce ad Aversa di avere un reparto mediano quasi al completo. Intanto Bjorkengren va a Randers in Danimarca.